Bentornati sul canale di Top Gamer Italia. Con questo video cominceremo una nuova serie, come avete letto dal titolo. Questa serie sarà su questo RPG medievale intitolato Kingdom Come Deliverance. Godiamoci queste bellissime immagini iniziali e ci sentiremo tra poco. Questo è un simulatore medievale, non è un RPG fantasy. Praticamente qui si potrà morire anche di sanguinamento, oppure di ferite non curate, di peste bubbonica. Questi sono i genitori del protagonista di questa storia. Drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Un sonoro schiaffone. Praticamente il figlio è rimasto a dormire fino a tardi invece di lavorare. Bello sfaticato. Ed ecco qui che incontriamo il nostro eroe. Get up now. There's work to be done. Fatto baldori, ha fatto festini la sera prima, si è scombinato. Ah, ricordatevi di mangiare perché sennò potete anche morire di stenti. Come tutte le mamme, la signora si preoccupa per la sorte del figlio che la sera va a fare baldoria, si ubriaca e picchia la gente. Anche se è ambientato nel 1400, sembra una storia che si può tranquillamente verificare ai giorni nostri. Abbiamo mandato un po' avanti perché altrimenti il video sarebbe troppo lungo. Così abbiamo messo le voci da Paperino e abbiamo aumentato un po' il dialogo. Ovviamente, come tutti i figli, si nega sempre l'evidenza, sempre e comunque bugie a gogo ai genitori. In questo prologo dovremo aiutare noi, il padre a finire dei lavori e poi passeremo alla fase successiva che è il gioco vero e proprio. Praticamente qui vedremo come si combatte, come si fa a pugni, eccetera, eccetera. That's a start. Anyway, with what? Well, I'm running out of... I'll need some money, then. Yeah, that's the old... Couldn't it? No. Well, you're a big...
Ecco, quindi andiamo a prendere il carbone, a ritirare i soldi dal tipo dall'ubriacone del villaggio e poi portiamo tutto qui dal padre. Ah, giustamente il padre è anche lui amante della birra, quindi una bella birretta. E questi sono gli obiettivi del prologo. Corriamo per campi. L'unica cosa brutta di questo gioco è la prima persona, per chi è abituato come me a giocare giochi in terza persona. Ecco, quello lì sulla sinistra che poi è l'ubriacone del villaggio, dal quale dobbiamo riscuotere il debito che ha presso il padre. Ci sono vari tipi, varie opzioni di risposta, il modo in cui si risponde si può completare la missione o non completare la missione. Infatti abbiamo fallito. E quindi si scazzottiamo per riscuotere il debito. Giustamente noi facciamo cagare a cazzotti. Se riuscite a metterlo KO alla prima volta, lui vi darà la chiave del suo scrigno dal quale potrete recuperare alcuni oggetti poi da vendere. Siccome noi non siamo buoni a fare a cazzotti, è lui che ci stende e ci picchia a sangue. E così dovremo trovare un altro modo per completare questa missione. Noi siamo scappati da mamma, così la mamma ci cura. Giustamente scappiamo da mamma perché siamo dei bimbi minchia. Una volta che la nostra energia è tornata al massimo perché mammina ci ha medicato, siamo tornati alla casa dell'ubriacone e siamo stati fortunati perché l'abbiamo trovato che dormiva e quindi abbiamo approfittato di lui, non fisicamente. Abbiamo stordito e abbiamo saccheggiato praticamente tutto e così siamo riusciti ad aprire il forziere. Ora andremo a vendere tutto quello che abbiamo recuperato barra rubato al mercante di zona. Il mercante di zona però non ci comprerà a prezzo pieno questi oggetti perché sono rubati, giustamente, però gliene frega un cazzo comunque perché li acquisterà a metà del prezzo più o meno e avremo i soldi sufficienti per comprare la birra e il carbone al padre, così potremo risolvere il problema. Si può anche contrattare con il venditore chiedendo di più e meno a seconda di quanto siamo persuasivi, la skill di persuasione, di dialogo. Sembra merce di dubbia provenienza, non posso offrirti molto, però te la compri, ricettatore. Dobbiamo mercanteggiare, chiediamo un po' in più. Ci ha mandato a fare in culo, giustamente dice vattene a fanculo. Riproviamo.
potrete recuperare anche l'ascia di Kunesh, che è praticamente appoggiata sopra al di fuori della casa, sopra dove si taglia la legna. Abbassiamo un po' le nostre pretese, così. Che ne pensi? La questione si fa interessante. What do you say to this? A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree. Certo, non puoi alzarla tu, eh? Guarda come sei incazzato, è diventato rosso. Una volta concluso questo accordo, andiamo a comprare il carbone, così il padre può fabbricare la spada a Ser qualcosa vatte la pesca, che non mi ricordo come si chiama. Si può commerciare con tutti, si può contrattare con tutti. Abbiamo comprato il carbone. Ricordatevi di parlare con questo tizio qui seduto sul tavolo, così lo manderete direttamente ad attendere alla fossa dei combattenti. Abbiamo incontrato gli amichetti di Henry, e praticamente ci invitano a imbrattare la casa del tedesco di letame, ma noi giustamente, siccome siamo più maturi di loro, rifiuteremo perché non abbiamo voglia di perdere tempo con queste bimbo minchiate. Andiamo a comprare la birra al padre, qui nella taverna, e questa è la famosa bianca. Ricordatevi che la birra si fa calda e quindi dovreste comprarla per ultimo, in modo da portarla poi subito al padre e per completare poi la missione. Noi non lo sapevamo e quindi abbiamo comunque comprato la birra adesso. E lui fa sì con la testa, sembra un asino. Stasera avrei qualcosa da aspettare con ansia, questi doppi sensi. He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. How? Ci vediamo stasera. Ah, anche lei fa doppi sensi, c'ho una sorpresa per te. Really? You're an angel. Ma non è un doppio senso. La grappa del salvatore giustamente serve per salvare la partita. Non è che ci possiamo scombinare e fare come le accette, no, serve solo per salvare la partita. Ecco, questo è il tipo con cui dovete parlare, che vi insegnerà a tirare di spada. Maestro d'armi. Ci andrà ad attendere alla fossa dei combattenti, in modo poi da insegnarci a tirare di scherma. Praticamente partirà il tutorial del combattimento, eccolo qui, con la spada. Very well. Let's start with the basics.
keep moving. Your life depends on it. Vabbè, qui non c'è bisogno di commentare, praticamente giriamogli in tondo, due colpi di spada, un po' di combo, tanto prima o poi ci picchieranno, quindi giro giro tondo. All right, that's all right, very well. You just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Mai ripetersi. Now you're getting it. Wow. Spadina di legno. Point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Nice. Colpito. Very good. Good, good. Let's try something else. One strike, I can fend off. Volare come una farfalla e pungere come un'ape. As soon as you land one blow, follow it with another. Adesso qui facciamo un po' di combo. Praticamente appena la spada impatta non dobbiamo cliccare di nuovo, così facciamo delle combo. Che è più difficile da fare, e questo era il tutorial del combattimento. Dai. Giustamente adesso la birra si è fatta calda. Dobbiamo andare a prendere anche l'elsa della spada che il padre sta costruendo, quindi andiamo dalle guardie così ce la danno. Guardie di paese sembrano molto tranquille. Molto religiosi questi. Lui sembra scormato a sangue, pieno di sangue. Magnificent. Godspeed. See you. Certainly will. Bene, adesso come già ho detto, praticamente il padre dirà che la birra è calda, anche se userà dei termini più coloriti. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt. Good job. Where have you been with... Dove sei stato con questa birra? Assomiglia al piscio di un cavallo. Fa schifo questa birra. Siamo andati a prendere un'altra birretta. E siamo a posto. Prima beviamo, ben fatto. A posto. Good day to you, Teresa. È arrivata Teresa, la mugnaia. Corri. Dai, va. Dobbiamo andare a prendere gli chiodi che stanno dentro il baule dentro casa. L'unica cosa che non mi piace è la prima persona. Poi il gioco si presenta molto interessante. Henry, are you all right? God above, have you gone deaf? Here are those nails you wanted. Thanks.
How's Bianca? She's fine. Chissà come mai ci chiede di Bianca, perché sa che il giovane c'ha un debole per Bianca, probabilmente lei c'ha un debole per lui. Giustamente. Faccia dei cazzi. Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. I would expect nothing less from such a renowned swordsman. Those days are gone. Beh, qui il Serra ci farà qualche prova con la spada. Abbiamo mandato avanti per non perdere troppo tempo. E questo praticamente era il prologo. Adesso noi dovremo fuggire dalla città. Perché verrà attaccata. E in tutto questo non avremo dato la spada al Ser, qualcome cazzo si chiama lui. Anche se Ser assomiglia vagamente a un personaggio del film Tombstone. Come potete vedere, purtroppo questa è la storia. Durante l'attacco i genitori periscono, sono periti in combattimento. Davanti agli occhi del nostro eroe. Belle guardie che si nascondono invece di difendere la cittadinanza. Avvertili del pericolo! In poche parole gli hanno detto: mo so cazzi tua! Fa come cazzo te pare. Allora, qui possiamo completare un obiettivo, visto che ci troviamo. Praticamente nel fuggire passeremo davanti al mulino. E ci sarà Teresa, quella che si è preso i chiodi, che starà praticamente subendo un attacco, diciamo così, da parte di questi soldati cumani che sono arrivati ad attaccare il villaggio. Per sbloccare questo obiettivo noi dobbiamo praticamente rompergli il cazzo, in modo che la lascino in pace e lei abbia il tempo poi di scappare. Parlano pure giargianese, noi non sappiamo combattere, sappiamo manco praticamente tirar fuori la spada, quindi scappiamo, l'unica cosa che ci è riuscita bene. Questo è il primo video, ragazzi, finirà così, con noi che scappiamo tentando di cavalcare, se siamo capaci di cavalcare. E le due spadine che si sono divise praticamente ci avvertono che quelle in alto sopra al coso nord, sud, ovest, che praticamente non ci stanno inseguendo più e non siamo inseguiti da nessuno, quindi ci siamo disingaggiati. E mettete un like se il video vi è piaciuto e ci vedremo alla prossima. Ciao a tutti.